Dopo l'ultimo grande aggiornamento della stagione 2 sono state aggiunte delle nuove impostazioni in Warzone 2, Modern Warfare 2 e DMZ. Quindi andiamo a vedere queste impostazioni e scopriamo assieme come settare tutto al meglio in modo da ottenere la migliore esperienza di gioco possibile. Una delle aggiunte riguarda la piattaforma PC e nello specifico l'audio. L'obiettivo sperato dagli sviluppatori è di migliorare l'esperienza sonora del gioco e quindi migliorare il suono dei passi, migliorare l'audio direzionale e via dicendo. È capitato a tutti di non sentire un nemico atterrare proprio sopra la nostra testa, un team avversario sprintare proprio accanto a noi. Quindi ora essenzialmente i giocatori PC possono trovare la voce uscita altoparlanti nella sezione menu inerente alle impostazioni audio. Le opzioni disponibili sono Default Windows e Stereo. E, stando agli sviluppatori, Stereo è l'opzione da selezionare se puntate ad avere la miglior esperienza audio possibile. Per quanto riguarda il mix audio, io personalmente uso PC. Questo perché è l'ideale per la mia tipologia di cuffie. C'è anche da dire che gli sviluppatori hanno spiegato che l'opzione Home Theater è l'opzione da scegliere per enfatizzare suoni come i passi, specialmente se avete un headset di buona qualità. Queste ovviamente sono le considerazioni degli sviluppatori, ma ovviamente poi sta a voi decidere cos'è meglio e qual è l'esperienza che trovate più soddisfacente. Personalmente non mi sono trovato male anche con potenza bassi cuffie, però, ripeto, fate le vostre prove e scegliete quello che più vi si addice. L'impostazione ottimale è quindi stereo, in quanto offre un'esperienza più consistente. Ovviamente l'audio in questo gioco è ben lontano dall'essere perfetto e ci saranno comunque situazioni in cui non sentirete la bellezza di nulla, ma dopo l'aggiornamento questi episodi dovrebbero essere meno frequenti di prima se selezionate appunto stereo. Questo perché succede? Perché gli utenti che hanno le versioni più aggiornate di Windows o PC più recenti possono avere dei problemi di conflitti tra le impostazioni audio del gioco e quelle di Windows. Sembra che i dati provenienti da Windows e quelli del gioco a volte si sovrascrivano e questo causi la mancanza di alcune informazioni. Quindi ad esempio potete ancora avere le informazioni provenienti dal canale destro e sinistro, ma può capitare che manchino quelle provenienti dai canali frontali e posteriori. Ecco perché abbiamo tutte quelle situazioni in cui un nemico ci corre alle spalle e per noi è praticamente un fantasma. Quindi, mi raccomando, fate questo test, provate le opzioni stereo per PC per un audio più consistente. La seconda opzione disponibile per tutte le piattaforme è la flash invertita. Fino ad ora, nel momento in cui si veniva flashati, lo schermo diventava completamente bianco, sparando la luminosità al massimo per simulare appunto la flash, molto spesso accecando gli utenti e insomma è un effetto molto molto fastidioso. Ora con questa impostazione invece, che si trova nel menu interfaccia, invece di avere un effetto bianco per la flash, lo schermo diventerà nero per un paio di secondi. Quindi potete attivare questa opzione dal menu interfaccia e selezionando sì alla voce lampo invertito, finalmente non verrete più accecati. Personalmente la reputo molto meno fastidiosa, preferisco avere lo schermo nero piuttosto che rimanere accecato all'improvviso e poi ovviamente sta a voi, è una preferenza personale. Un altro paio di impostazioni che voglio menzionare riguardano il sistema di input, nello specifico per gli utenti controller. È un argomento molto controverso e si tratta dell'aim assist che è molto molto forte in Modern Warfare 2, Warzone 2 e DMZ. Se siete giocatori controller dovreste scegliere l'opzione tipo aim assist Black Ops, in quanto influisce in maniera piuttosto marcata su un maggior numero di movimenti, come ad esempio il Rotational Aim Assist, rendendolo appunto davvero OP, specialmente nei fight a corto raggio, oppure quando ci sono situazioni in cui un avversario è dietro una parete e l'Aim Assist si attiva permettendovi di agganciarlo più facilmente e dandovi quella percentuale di vantaggio in più che vi permette di vincere un fight. È una meccanica piuttosto rotta, quindi Black Ops è l'opzione da scegliere se volete un Aim Assist un po' più marcato. Ragazzi, mi raccomando, se il video vi sta piacendo, non dimenticate di lasciare un like, così facendo permetterete ai miei contenuti di arrivare a più persone, aiutando di conseguenza il canale a crescere e aiutando gli altri utenti a migliorare la loro esperienza di gioco. Un'altra impostazione di cui voglio parlare è funzionalità piastra corazzata. Averla su applica tutte vi permetterà di velocizzare il vostro gameplay di moltissimo, specialmente dopo l'aggiornamento di metà stagione con l'aggiunta del raccoglimento automatico delle piastre da terra. Non funziona ancora sempre perfettamente, ci sono dei momenti in cui non vengono raccolte, tuttavia combinare questa nuova funzione con l'equipaggiamento automatico renderà tutto molto più fluido e rapido. Non dovrete fare altro che premere una volta il tasto per applicare le piastre e l'operatore se le metterà tutte in automatico. Quindi se siete in una situazione in cui state scappando e trovate le piastre a terra, invece di perdere tempo e capire quante ne avete e spammare il tasto di piastraggio, non dovrete fare altro che premere il tasto una volta e in automatico userete tutte quelle che avete e di cui necessitate in quella specifica situazione. Infine vediamo l'opzione funzionalità interazione, che è utile per un looting più rapido.
Invece di dover tenere premuto il tasto per aprire le casse e lootare il contenuto che troviamo a terra, sarà sufficiente premere il tasto una sola volta. Questa opzione renderà la fase di looting più rapida e sarà utile specialmente in situazioni caotiche dove non si può perdere nemmeno un secondo. Questa è un'altra impostazione che renderà l'intera esperienza di gioco più fluida e rapida. Quindi queste sono le impostazioni che secondo me dovreste usare dopo l'aggiornamento. Provatele e fatemi sapere se così facendo il vostro gameplay in generale e l'intera esperienza di gioco si vedrà migliorata o meno. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi al canale per supportarmi. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!